facevo la maestra di danza. Il mio ruolo era quello di insegnare a danzare il nostro personaggio principale e in realtà lui non sapeva fare nulla. Come si chiamava il personaggio principale? Come si chiamava il personaggio principale? Oddio, era... non lo so, non era così tanto importante. Se vuoi ti dico l'attore, non ti so dire il nome, non mi ricordo. Alessandro Savelli. Justin era questo borghese che è stato adattato al tempo nostro, quindi era tipo semplicemente una persona un po' benestante, che però voleva essere una star. E io la interpreto, era una persona molto, si vantava, stupida, cosa non sono io, e, che si faceva ingannare facilmente, e più o meno questo è il suo personaggio. Parecchi ricordi, soprattutto tutte le prove che abbiamo fatto prima dello spettacolo, tanta roba che preparavamo tutto quanto, c'era anche il tavolo, che c'era stata una scena con il tavolo e con il vino. Quello che mi ricordo del teatro è che abbiamo provato un'infinità di volte prima dell'effettivo lavoro finale che è venuto. Invece della serata finale è stato molto bello anche dopo quando scende dal palco e... Oh, sei fortissimo, bravo, fai l'attore! Ma chi è Johnny Depp? Qualcuno ci ha ricordato una certa canzone, Pasta con il tonno, le dice qualcosa? Ti sanno che mangio pasta, pasta, tutti, tutti! Eh sì, perché nello spettacolo io dovevo proprio incanalizzare l'energia di questo Justin e quindi ho dovuto cantare davanti a 250 persone Pasta con il tonno mentre parlavo. Ti sanno che mangio pasta con tonno! Nel momento ero un po' preso, ma quando ho visto il video di me che cantavo Pasta con il tonno ho detto: che cosa sto facendo con la mia vita? Un piccolo prezzo per la fama. Quale attore non si è umiliato davanti a milioni di persone e adesso fa i soldi nelle case a Dubai? Olti Mazzaferro, lei ha recitato in migliaia di spettacoli. Ci dica, qual è lo spettacolo più riuscito, secondo lei? Il borghese gentiluomo. Il nostro ruolo era quello di prendere in giro, diciamo, il protagonista. È una commedia, quindi doveva far ridere, insomma. Ero molto stressato quando Alessandro mi ha detto che voleva fare questo spettacolo perché per me è stato il primo spettacolo che ho fatto. Secondo me è un'esperienza molto bella, nel senso da provare, ecco. Mi divertivo, insomma, non sapevo se mi ricordavo tutte le scene a memoria. Alessandro mi aveva fatto cambiare tipo una frase e quindi mi dovevo imparare quella frase da memoria un giorno prima dello spettacolo. Cioè, io veramente una roba assurda. Facevo la serva. La domestica nella casa del signore, ero in ansia da morire. Però alla fine, dopo i primi 5 minuti, ho fatto tutto riuscito come l'olio. Qualche errorino c'è stato, ma nessuno se ne è accorto. Ma comunque è stata una cosa molto molto divertente. Tu ti senti totalmente libera. Cioè non hai tipo quei standard che dici tu sei così, devi far così. Il teatro è molto molto interpretazione, molto libero. Mi sono sentita me stessa molte volte, non mi sentivo mai giudicata. Ho improvvisato un bel po' di volte perché io le memorie non andiamo molto d'accordo. È una cosa che rifarei sicuramente anche quest'anno. L'anno scorso abbiamo partecipato a questo progetto della Compagnia dei Miracoli, che è la compagnia della scuola di teatro, che è nata l'anno scorso praticamente, e abbiamo messo in scena questo spettacolo. All'inizio non doveva essere messo in scena, c'era cioè una cosa divertente. Poi si è svegliato una mattina e gli è venuta la brillante idea di farlo a teatro. Comunque, io non sono stata un'attrice, ho fatto aiuto regia
e quindi ho aiutato appunto il regista Alessandro Dorta. Allora, mi sono occupata della sceneggiatura, quindi l'ho aiutato un po' nel copione, magari abbiamo cambiato qualche battuta. Sono rimasta durante la recita dietro. Se si dimenticavano qualcosa ero dietro ad aiutarli. Sono stati davvero bravi, infatti mi sono stradivertita di dietro. Mi sono occupata anche della scenografia e dei costumi con sempre il Don e Ale. Alcune parti delle recite con alcuni gesti, movimenti, stati opera mia. Santi, parla! Sparangelo io. Cosa devo dire? Dai, un monologo. Io ho interpretato un affascinante caparbio insegnante di musica. Ed ero l'insegnante di Justin e sono l'unico che ha scazzato una battuta, quindi mi prendo anche questo merito, no, l'unico. Ma infatti perché l'hai detto? Chi se ne frega? Di che hai fatto tutto bene? Sono stati tutti bravissimi, non ci sono dimenticati niente. Ma vai avanti, tu devi parlare, io ho già detto. Di cosa hai fatto? A fine spettacolo c'è stato offerto un bel bicchiere mignoletto. Ma tu ti ricordi champagne, di tutto? Era champagne. Era champagne ed è stato un bel momento, quello lì, devo tutto dire. Tutto si ricorda questo. Ho interpretato Pietro, ragazzo innamorato di figlia di Justin, Sofia, e ci prova in tutti i modi a chiedere a suo padre di sposarsi, ma ovviamente lui non vuole, cioè vuole far che Sofia sia famosa. Pietro riesce a sposarsi con un bel inganno. Tante emozioni, dal debutto sul palco alle prove, tutte, non me ne sono persa praticamente neanche una. E comunque anche il modo di recitare, di aiutarci tra noi membri di questo gruppo bellissimo, cioè secondo me è stata una bella opportunità da non sprecare. Cosa le ha lasciato quindi il teatro? Non so, Ale, ma che domanda è questa? Ma una domanda più sensata, non me la vedi fare. Ok, fatti una domanda e risponditi, dai. Perché non so, perché mi guardate? Boh.